Buonasera, siamo qui ad Empoli naturalmente e abbiamo il signor Maurizio Mosi. Ci può spiegare del Naturalmente Edizione ad Empoli? Ecco, questa edizione di Naturalmente ad Empoli segue l'edizione di Montecatini della Festa del Giappone e di precedentemente Prato Festa dell'India e praticamente dà una continuità al settore benessere per la prima volta in un centro commerciale dove stendisti, spettacoli, conferenze portano appunto a questo evento un valore aggiunto che viene mostrato al pubblico per questo fine settimana iniziato ieri e che terminerà domenica 14 maggio. In collaborazione anche con tutti i gestori del centro commerciale dell'interno? Sì, c'è un'amalgama, cioè oltre che i nostri stendisti tradizionali ci sono degli stendisti che direttamente vengono da negozi e praticamente abbiamo un numero di stand che hanno anche il negozio al centro commerciale. Quindi fine settimana con esibizione moda, spettacoli e conferenze, varie discipline come olistica, yoga, ginnastica e musicoterapia, giusto? Sì, diciamo che domani avremo Miss Aloe, avremo sport, kung fu, danza e poi le conferenze, insomma, le conferenze che saranno all'interno del centro commerciale, nella sala Soshi della COP. È giustamente un grande evento ad Empoli, quindi invitiamo tutti a visitarci e a vedere proprio lo scambio di culturale, le discipline olistiche, medicina alternativa, possiamo anche dire. Sì, medicina olistica, yoga, medicina alternativa e molto altro. Diciamo, l'invito è per tutti i frequentatori del centro commerciale a venirci a vedere negli spettacoli che si svolgeranno nel pomeriggio e nelle conferenze che ci saranno per tutti e due i giorni. Naturalmente non è la prima edizione qui ad Empoli. No, qui al centro commerciale la prima edizione, abbiamo fatto un'edizione lo scorso ottobre, però ecco, era impostata diversamente, era solo un mercato, mentre adesso ci aggiungiamo gli spettacoli e le conferenze per questi quattro giorni. Bene, ringraziamo all'organizzatore Maurizio Mosi e vi aspettiamo. Grazie a voi e a Smart Television.